Introduciamo subito il primo argomento con la professoressa Claudia Pasquero dell'Università Statale di Milano Bicocca. Parliamo dei climi, del clima e dell'estremizzazione del clima. Allora, qui si vede in questo grafico la variazione negli ultimi 30 anni del numero di eventi di origine climatica catastrofici. Si è passato a livello mondiale da circa 300 di questi eventi a circa 900. Il fatto che negli ultimi 30 anni siano triplicati è in gran parte dovuto al fatto che c'è una maggiore esposizione, anche una maggiore vulnerabilità. Quello che sappiamo, ad esempio, ed è inevitabile, il clima sta cambiando. Per esempio, le ondate di calore sono assolutamente in aumento. Sulle precipitazioni anche ci sono delle variazioni. Ma in media in Italia piove di meno. La parte sud dell'Italia si troverà maggiormente all'interno della cella di Hadley con il clima caratteristico secco. Ma questa trasformazione, questo spostamento, lo si è interpretato al momento? Ormai la comunità scientifica è unanime. Lo sappiamo che è in gran parte dovuto all'intervento umano, alla combustione dei combustibili fossili. A Dubai ci sono sempre 40 gradi, quindi i mercati sono coperti, le strade sono strette, ci sono tante zone con l'ombra. Chicago fa freddo, fa molto freddo. Quindi cosa hanno fatto? Hanno costruito una città che ha più di 8 chilometri di passaggi da un edificio all'altro, tutti coperti e chiusi. Ci sono modi di costruire le nostre città, è semplicemente che non siamo pronti. Quest'estate c'erano i condizionatori accesi nei negozi e le porte spalancate. Certo. Allora, possiamo aspettare un'ordinanza comunale che dica è vietato tenere d'estate il condizionatore acceso e la porta aperta? Educare la popolazione, far conoscere il problema in modo tale che sia poi una scelta di ognuno. Avevo letto che avevano previsto che città come Venezia, Napoli e altre sarebbero finite sotto il mare proprio per lo scioglimento di questi ghiacciai. Il globo si sta scaldando e questo vuol dire che i ghiacci si sciolgono e c'è più acqua nel mare, e vuole anche dire che l'acqua diventa più calda, l'acqua del mare è più calda, e questo vuol dire che si espande, occupa più volume. Il problema di Venezia non è solo legato, anche qui, non è solo legato al riscaldamento e quindi all'innalzamento del livello del mare. Venezia sta sprofondando. A Porto Marghera tirano fuori roba e chiaramente tiri fuori roba e la città scende giù. Non c'è solo il cambiamento climatico, c'è anche il nostro uso del territorio e la nostra costruzione di città e società.